Allora, io sono Omar Gatti e sarò il presentatore e moderatore di tutti i Black Italia Talks che vogliono essere dei momenti di incontro durante i quali andiamo ad ascoltare persone che ci racconteranno esperienze di viaggio, esperienze di territorio e ci ispireranno per il prossimo viaggio in bicicletta. Partiamo subito con la prima persona. La prima persona sinceramente non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni, ma mi permetto di presentarvela così. Vai Riccardo. In 130.000 km, passati vagabondando per il mondo in bici, ho passato i confini di 80 paesi. Ho organizzato 57 viaggi toccando tutti e 5 i continenti della Terra. Sono passato dal deserto della Namibia alle aride e spettacolari alture degli altopiani boliviani. Lungo le vallate della Colombia ho dormito nei luoghi più incredibili del Sud America. Ho respirato l'aria fine delle alte quote nel Ladakh in India, dove ho scoperto che scendere è più pericoloso che salire. Ho bagnato le ruote sulle sabbie del Pacifico in faccia a Panama e sulle sponde dell'Atlantico in Brasile. Mi hanno fatto compagnia i racconti di Marco Polo mentre attraversavo il Gobi in Mongolia. E con un gruppo di amici abbiamo esplorato in lungo e in largo le strade orientali del Vietnam, della Malesia, del Myanmar, della Cambogia, di Sumatra. E ad ogni paese un nuovo tappo di una birra locale è stato messo sulla forcella come portafortuna. Perché in bici bisogna sempre ricordare di idratarsi. E questo è un canale che parla di bici a 360 gradi. Iscrivetevi! Diamo il benvenuto sul palco a Sergio Baroni. Prego Sergio, il microfono. Grazie. Allora, con Sergio abbiamo deciso, perché sappiate che questa sarà veramente due giorni impegnativi, perché ogni ospite porta qualcosa da bere, la cui maggior parte porterà degli alcolici, perché sarà due giorni veramente difficili per me. Però con Sergio abbiamo deciso di berci, visto che sono le 11 del mattino, di berci un caffè. Vuoi un caffè, Sergio? Ah, io lo bevo un caffè. Allora, di cosa parliamo con Sergio? Sergio, come avete visto, è una persona che ha girato il mondo in lungo e in largo. E quindi vogliamo prendere dalla tua esperienza un po' di spunti. Un po' di spunti, e vorrei chiederti la prima cosa, perché magari qui c'è gente, chi di voi ha già fatto un viaggio in bici? Però vedi che c'è gente che non l'ha mai fatto. Quindi la prima cosa che vorrei chiederti, Sergio, è: perché fare un viaggio in bici? Perché innanzitutto è un turismo sostenibile, ecologico, piacevole, ha tantissimi lati positivi, è divertente. Il perché poi ognuno deve cercare solo dentro di sé. Tante volte mi chiedono che percorso mi suggerisci di fare. Quindi questo è un po' come suggerire la fidanzata. Ti piacciono i deserti, ti piacciono i luoghi un po' abitati, questo qui che vediamo la Bolivia, piuttosto che la Namibia, piuttosto che la Alaska, la Mongolia. Ma non benissimo, preferisci qualcosa di turistico? A questo punto, già solo uscire dall'Italia non è detto, vedere qui in Italia qualunque percorso fai in 10 km c'è qualcosa di vedere. Vuoi conoscenze su nuove religioni, nuovi popoli, nuovi paesi? Beh, niente, dietro, Laos, Cambogia, Myanmar, si trova di tutto. Per cui i viaggi alla fine si cucinano su misure in base a quelle che sono le tue esigenze, le tue preferenze, e non più che te non hai a disposizione. E la domanda però è questa, perché io non ho mai viaggiato, come faccio a capire se un viaggio è alla mia portata o meno? Secondo me ogni viaggio, salvo alcune controindicazioni di carattere sanitario specifiche, ogni viaggio è alla portata di chiunque. Quello che è determinante è il tempo, certamente anche l'allenamento, chi è più allenato farà più chilometri alla media più alta, chi è meno allenato ovviamente l'opposto. Se si evitano certe zone dove, ripeto, alcune patologie possono essere rimedi, tipo l'alta Bolivia, 5.000 metri, se uno soffre di asma o altri polmonari, vario tipo, è meglio non addentrarsi. Noi abbiamo viaggiato, però, se qualcuno ha seguito un ragazzo che soffriva di morbo di Parkinson, con uno che ha il morbo di Alzheimer, viene portato in giro. Quindi non ci sono delle controindicazioni. Se tu hai voglia di salire in bicicletta, secondo me chiunque lo può fare. La bicicletta è democratica. La famiglia che fa un piccolo fa anche un po', però è la stessa. E non ci sono delle differenze, almeno non sociali e non sulla bici. Quindi è un problema di semplicemente quanto tempo hai a disposizione.
per il resto, se non lo può fare, lo fa. Ok, però l'altra domanda che ti faccio è questa, perché quando, con i tuoi viaggi che hai girato ovunque in lungo l'anno, quanto costa fare i viaggi? Anche qui è una domanda molto variabile. Se viaggi in tutto il nord Europa, in Canada e in Alaska, prendiamo un esempio, l'Irlanda un hamburger costa 16-17 euro, con quella cifra in Vietnam campi 3 giorni, quindi è ovvio che dipende da lunghezza del viaggio e da quanto stai via, e poi dai paesi che scegli. Sono tantissimi paesi dove la vita costa pochissimo. Se poi uno ha la possibilità, come io, di viaggiare fuori quelli che sono i classici canoni delle vacanze, quindi siamo fuori stagione, si viaggia con veramente con poco. Cioè, il turismo in bici, se poi uno decide di dormire in tenda, di farsi da mangiare perché anche preferisce cucinare lui, i prezzi diventano veramente popolari la portata di tutti. Ma è difficile fare, cioè uno può spendere migliaia di dollari perché dormi in albergo o decine di euro perché dorme dove trova, come in casa. Ok, e adesso la domanda che, visto che noi abbiamo pianificato, abbiamo già fatto una piccola chiacchierata, era la domanda un po' più, diciamo, spinosa. Con chi ci faccio il mio viaggio? Con la chiave. Quando abbiamo cominciato a viaggiare, noi viaggiavamo le bici con le quali oggi forse non farei solo di Rosca. Però in giro per il mondo io ho visto di tutto. Uno che veniva dall'Alaska e aveva una bici che freni a bacchetta. Un altro che veniva dall'Australia, eravamo in Tagikistan, e girava con una BMX. Ho chiesto, scusa, perché una BMX? Mica bici che no. La domanda era subito, la risposta era intelligente. Perché in realtà non è la bicicletta, è un mezzo, non è quella che fa viaggio. Il viaggio lo facciamo noi, con le gambe, con la testa, con la fantasia, con quello che si fa. La bici è un mezzo. Non è necessario avere... Certo, le bici negli anni sono cambiate moltissimo. Adesso abbiamo delle bici performanti, molto indicate a viaggiare, equilibrate con i bagagli. Ma si viaggiava in modi... Io ho una foto di mio padre, che nell'arco di tempo che va dalla fine della prima guerra mondiale all'inizio della seconda. Allora, lui è stato il primo caravellista, perché le strade non erano ascoltate, e il primo bikepacker semplicemente perché non c'era le borse da bici. E stiamo parlando di una cosa di... che conosce? 80 anni fa. Anche di più? Con una bicicletta che se la vado a vedere, non si la roba di io, non vai neanche da disandare. Sono super strada di me, insomma. Per cui, non è quello. L'unica cosa, l'attenzione, secondo me, sono le ruote. Questo è l'unico parametro da tenere in considerazione in modo un po' più serio. Ma quando tu dici ruota, intendi la ruota inteso come i raggi, eccetera? La ruota inteso come i raggi, il copertone è un altro discorso, un po' più complicato. La ruota intesa come raggi, cerchi, eccetera. Io su 10 incidenti che ho visto in giro, 8 ricordavo le ruote che venivano a cappeggio. Rarissimo, perché visto dei rai che erano compromessi, per lo più tutti in carbonio, tutti lungo il canotto della Gisella. Ma l'incidente più frequente è la rottura della ruota. Quindi investire magari qualche soldino in più sulle ruote non sono soldi buttati via. Ottimo. E ovviamente il cicloturista si porta con sé un po' di roba. Sì. La prima cosa che ti volevo chiedere è cosa portare in un viaggio? Il meno possibile. Il meno possibile? Abbiamo appena sentito Davide Cassani che parlava, io ricordo alcune interviste, lui diceva ogni chilo cuba 5 watt in salita. E adesso magari non tutti sono rezzi quei numeri, però fate conto che un ciclomotore quando pedala va sui 180-190 watt. Se fate conto che ogni chilo che ruba 5 watt durante una salita si fa presto a fare i conti di quello che avanza per andare in propulsione. Quindi meno roba ti porti, a meno che si deve spessare. Allora, pochi giorni fa arrivato da me un ragazzo che andava a fare un viaggio in Giappone. Voleva dei consigli, quindi mi dicevo tutto quello che paghi una birra. E parlando con lui mi ha fatto vedere l'elenco della roba che portava. Quindi siamo in Milano, non c'è passato nemmeno, ho preso fuori, tutta questa roba qua. Ho cominciato a cancellare tutta la roba inutile. Secondo me mi ha fatto un 7 kg dai bagagli. E il viaggio lo farà comunque, non è un tipo di problema. Tante volte ci spostiamo della roba ridondante, roba che non serve, che siamo abituati alla vita nostra, cittadina, dove serve tutto, no? 4 paia di mutande, 8 di calzini, 2 paia di scarpe e possiamo andare avanti. Non è roba di cose. Se fate un viaggio in dieta non ho niente, costa un dollaro, perché ve ne portate 4? E tanto non le darete lungo il percorso, quindi. E comunque, ripeto, noi abbiamo fatto anche delle prove solo che sono i consumi. In pianura non occupa tanto, ma in salita avere dei pesi più te devi portare via, poi alla fine li godi. Vabbè, sì, sicuramente. E l'altra cosa che ti volevo chiedere è
questa poca roba che ci portiamo, che comunque è necessaria, come la organizziamo? Perché io vedo dalle video che hai fatto, tu hai fatto backpacking, però poi hai fatto anche i panni, quindi le hai provate un po' tutte. Qual è secondo te la tua esperienza? Abbiamo fatto un tipo cosa d'altro, perché siccome ci sono come i talebani, ma ci sono di questo sicuramente. E che dicono, no, non si può viaggiare con i panni. Quelli con i panni dicono, no, se fai il backpacking, perché fai i viaggi con? Io adesso ho preso la briga di prendere la stessa bicicletta con un misuratore di potenza e fare le prove, proprio le prove su strada con una bicicletta, prima organizzata in panni e poi in backpacking. Per poter avere un paragone, ho detto, teniamo le potenze costanti, che era un parametro interessante. Quindi 180 watt con i panni, 180 watt. Con i vecchi, poi ho fatto 200, ma sul percorso in pista, quindi dove non c'erano fermate, non c'era traffico, non c'era semafori, non c'era niente, scegliendo giornate dove non c'era vento, per non essere più influenzati da parametri meteorologici esterni. E ne ho fatto anche un vetro, la differenza è praticamente nulla. Per cui uno viaggia come cavolo vuole, come ti è più comodo. Le differenze in termini di prestazioni erano irrisorie. D'altra parte, dall'alzamento va col quadrato della velocità, ma a 20 all'ora. Sì, beh, in effetti c'è su questa ragione. E la roba come la organizzi? Che tu abbia i backpacking, che tu abbia i panni, come la organizzi in modo che sia utile per non stare che se hai un problema a dover togliere tutto? Allora, quando sono in backpacking, normalmente sulla schiena ho la roba, i documenti, cioè quello che mi serve, soldi, documenti, quant'altro, perché io sono distratto, perdo tutto, almeno sulla schiena, in teoria, non dovrei perdere, è successo anche per me. Però, no, mi hanno seguito, ricordo, te l'hanno seguito, e dicevo, che mi hanno invitato questo al ristorante, là, non c'era dietro di tutto, non sarei andato, anche per il passato, no, turno. Ti dico un po' in base alle funzioni, cioè, magari sulla torcella di destra, la locale che mi ha fatto, eccetera, sulla schiena le cose costose, il vestito posteriore, insomma, noi organizziamo un po' come mi è più comodo. Poi dipende da quanto sono strano, perché tante volte non è tutto bene, tutta la vita. Classico, esatto. Parti sempre con le buone intenzioni, da male tutto, perché va bene così, insomma. E qua con noi facciamo domande. E l'ultima domanda, anche se non l'abbiamo pianificata, però vedo un po', cosa mangi, come te alimenti? Quello che c'è. Cioè, sei un mongolo, sei... 3 anni di laurea in scienze motorie, buoni esami di nutrizione, ma tu hai quanto quello che c'è. Però il problema è che se tu sei un mongolo e sei vegetariano, hai dei problemi, cioè sono molto... Bene, sai. Ma c'è solo quello, cioè tu puoi mandare un burrito, puoi mandare sulla base, dentro il radio, comunque sempre bello. E anche se sei vegetariano, hai dei problemi, però... Siccome si parla di cicloturismo, il ciclo è anche cultura. Quindi anche andare nei vari paesi, trovare dei cicli diversi dei nostri, non è una cosa. Cioè, io trovo che sia una cosa anche interessante. Quindi in Cambogia e tanto che fritto, praticamente, non sono riuscito a mangiare. Anche poi qui, davanti, ci stanno sempre prendendo, e mi danno sì. Però mangiare è anche cultura, quindi io mangio sopra troppo. Poi se devo organizzare un viaggio in Alaska, dove so che per 700 km non trovo niente, mi porto dietro anche del cibo. Però a questo punto faccio una selezione, cibo secco, qualcosa che possa cucinare molto velocemente, che non richieda da perdere troppo tempo, insomma. Roba riutilizzata, giustamente. Purtroppo questo non molto, però ci sono dei percorsi dove sei obbligato a... Però sono pochi, sono così tanti. Assolutamente. Allora, una domanda, prego. Il penner sono le borse laterali, i borsoni laterali. Ok, perfetto. Prego. Ok, come trasporti la bici quando vai fuori dall'Europa? Allora, io se vuoi te ne parlo, vi farò che metto un problema lungo. Se posso darti un consiglio, mi ho fatto un video. Se vai sul mio canale, se è un video che ti fa vedere tutto, come si smonta, come si pacchetta, le dimensioni del pacco cartone per spedirla, tutti i suggerimenti. Ma tu la spedisci o la imbarchi sull'aereo che prendi? Io la imbarco sull'aereo. Okay. Ci sono dei parametri che va rispettati, ne cito uno, che è quello in realtà molto importante. Il lato alto del pacco deve essere al massimo 1 metro, perché tutti gli scanner per i bagagli in tutto il mondo sono là di 1 metro. Se 1,05 m non passa, mi fa aprire il conto, che non è una cosa simpatica, sono andato e dopo un quarto d'ora. E l'altra cosa però è come rimedi il cartone là?
Cioè, se sei in Cambogia o se sei in Alaska, come lo dimentichi il cartone per i bambini? Questo non è una persona italiana, siamo esperti dell'arrangiamento. Tornavo dalla Tagikistan, abbiamo preso dei cartoni che erano dei contenitori per dei condizionatori. Abbiamo tagliato in gomma. In Mongolia sono andato al mercato, ho comprato dei cartoni che erano della frutta, che 7-8, anche lì con un cane, un po' di socio, mai. Se fai il ramo così, non c'è problema. Normalmente noi facciamo la prima sera, se torniamo in albergo, chiediamo all'albergatore se ci chiede il pago. Non è mai successo che abbiamo rifiutato. Dici, guarda, quando torniamo qua, però ti dimmi il cartone. Dalla Namibia, dovunque siamo andati, lo lasci lì. E proprio questo è il ramo di te. Se invece hai passato dal punto A al punto B, anche lì non abbiamo... Normalmente il punto B è una città vuol dire che c'è un aeroporto. E lì facilmente trovi negozi che vendono solo elettrodomestici. In Patagonia facilmente, come si chiama, vai, al Calafate ci sono negozi da biciclette, facilmente c'è un cartone. Diciamo che quello non è il mio problema. Ok, no, si prende, no, ho fatto la via delle idee qua a Firenze, ho fatto solo il Dompac. Ho comprato il Dompac, ho fatto solo la bicicletta. Era domenica. Era solo quello. Okay. Altre domande per Sergio? Ci sono altre domande? Se non ci sono, ok, se non ci sono altre domande, Sergio, dove possono loro incontrarti, trovarti, darci tutti i tuoi riferimenti del canale? Beh, il canale è Sergio Borone, state che registrate su Google, vi rimando al canale di Google, ci sono tutti gli altri che abbiamo fatto, infatti suggerimenti, un po' di fesseria, tipo questa qua che va. Vabbè, ma va bene, pensa che c'è il mito che del cicloturista, della fatica, un po' l'approccio Fogar, no? E che deve sconfiggere il tutto. Invece tu lo fai scansamacchio. Infatti quando gli ho chiesto come ti vuoi presentare, lui mi aveva detto di essere presentato come giramondo cantastorie, e alla fine è questo. Cioè, che si può fare il cicloturismo in Tagikistan, nella steppa, restando... Con la tornante che trova lì, allora perché... Beato te che quando stavi proprio come era la cantastoria. Però è vero che in bicicletta, lo so, è la cultura e divertirsi. Poi uno può raccontare quello che vuole, non sempre vuole fare delle competizioni. Questo lo faceva Cassani quando era in nazionale, lui quando faceva il professionista. Però c'è un'altra motivazione. Secondo me chi gira si deve prima di tutto divertire. È soft caso. E l'ultima domanda che ti faccio. Qual è il tuo prossimo progetto? Allora, se ne hanno legati, perché poi non sapete, ho avuto semplicemente un piccolo problemino. Per cui abbiamo subito un intervento, dovrebbe essere importante, dovremmo fare tutta la costa ovest degli Stati Uniti e poi dopo ottobre Marocco, tutte le città imperiali. Poi c'è il programma 2024, tra l'altro, cominciamo a portare a casa questo. Vabbè, già questo mi sembra abbastanza. Sarebbe una corsa da Sicilia, tra un po' con quello. C'è un po' di perfetto, ringraziamo Sergio Guaroni. Grazie a voi. Allora, il comfort partner di Grattere del Cicloturismo è SNSMP, che ha deciso di premiare ogni relatore con una loro sella, per cui invito sul palco Martina Schiavon di SNSMP, che ti donerà una delle loro selle.